Sirene accese e una motoscala dei vigili del fuoco che lo ha trasportato fino alla chiesa dei Santissimi Pietro e Andrea di Fenile. Si sono celebrati sabato mattina i funerali di Enzo Di Sante, 65 anni, un uomo conosciuto da tutta la città per il suo lavoro e il suo impegno al servizio degli altri. Enzo è deceduto mercoledì scorso, lasciando la moglie Rita e i figli, Daniela e Luigi, anche lui pompiere, dopo aver lottato per 2 anni contro una malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Ma nemmeno il dolore è stato in grado di spegnere quel sorriso che gli ha sempre illuminato il volto. Infatti era consapevole del suo destino e diceva di essere tranquillo e ormai pronto a tutto. Le persone che rimpiangono la sua scomparsa non hanno fatto mancare la loro presenza alla Santa Messa esequiale celebrata da Don Giuseppe Tintori insieme a Don Pier Giorgio Giorgini. Oltre ai familiari erano presenti autorità civili, militari e gli amici di sempre. Enzo infatti si faceva voler bene da tutti. E il suo amore, la sua passione per la vita e per il prossimo lo avevano portato a diventare comandante dei Vigili del Fuoco di Fano. Aveva lavorato nella caserma fino a 10 anni fa, quando nel 2007 è stato collocato a riposo dopo 34 anni di servizio. Nel 2002 poi aveva ricevuto l'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica. Era impegnato in politica, diventando consigliere comunale durante la Giunta Guzzi con la lista civica alla Tua Fano e da tanti anni organizzava per i bambini e la comunità l'amata festa della Befana, prima a Carignano e poi a Fenile. Enzo aveva fatto parte anche del consiglio dell'ente carnevalesca sotto la presidenza di Luciano Cecchini, insomma un uomo sempre attivo nel sociale che non diceva mai di no alle richieste di aiuto e non si tirava mai indietro, come ha ricordato Maria Chiera dell'Oasi dell'Accoglienza. Oltre a lei, al termine della Santa Messa, lo hanno ricordato anche gli amici del Circolo Acli di Sant'Andrea in Villis, di cui Enzo era presidente, e il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Dino Poggiali, che lo ha elogiato anche per il suo lavoro di istruttore dei pompieri. Straziante invece l'intervento della figlia, che ha ringraziato tutti i presenti, in particolare i Vigili del Fuoco. Papà vi ringrazia, ha detto, so che ci teneva la vostra presenza. All'uscita del feretro poi, il nipotino Federico, di 8 mesi, ha fatto volare in cielo un palloncino bianco con su scritto «Ciao nonno». E anche noi tutti vogliamo ricordare e salutare Enzo con le parole di Don Giuseppe. Addio Enzo, addio all'uomo del sorriso.